Cioè, se spruzzi il deodorante, bolle poi nell'acqua. 3, 2, 1. Ragazzi, su TikTok è pieno, pienissimo di esperimenti scientifici assurdi e però secondo me molti anche super fake. Quindi noi siamo qui per provare se effettivamente funzionano, se sono veri. Ok, allora questo ragazzi lo vedo già dalla sua faccia. Questo è figo. Cosa? Vedi, c'è il magnete. Ok, sì, c'è una macchinina, il magnete. Capito, il magnete attira l'altro e quindi si muove all'infinito. Teoricamente sì. Che figo! Andiamolo a provare! Allora, proviamo a vedere la teoria. Oh! Ti ha pizzicato il dito. Allora, nel video mette una cosa di legno tipo qua sopra la macchina. Noi dobbiamo fare uno strato spesso di cartone. Secondo me attacchiamo questo pezzo qua. Ok, bene. Ma ascolta, mettiamo un magnete prima qua, vai. E facciamo una prova per vedere se funziona effettivamente. Oh, si sposta sul serio! Ma che figo! Se adesso noi qua ci attacchiamo a questo magnete così, dobbiamo riuscire a metterci così e tirare indietro fino a quando non tira. Questa è l'innovazione! Io l'ho sempre detto a Elon. Tu, se questo te lo immagini in larga scala, su delle macchine vere... Appunto, perché allora non si fanno queste cose con le macchine? Perché Elon non mi ha ascoltato! Tu gli dici le cose, lui poi fa di testa sua e lancia i razzi in giro. Guarda, noi facciamo così. No! Questa è la distanza giusta. Vai, scocciala. Ci sei? Tienilo. No, non sta andando! Perché non va più? Cioè, perché dovrebbe andare avanti? Secondo quale teoria dovrebbe questo andare avanti? Ma scusa, quando tu fai così e lo avvicini, cioè, dovrebbe essere la stessa roba? Perché vedi che se riesco a tenerlo così viene avanti. Sì, ma viene avanti perché tu ti sposti. Perché non va? Fisicamente non ha senso! Ma lo capisci che va avanti perché il tuo braccio va indietro? È questa forza che sta facendo andare avanti la macchina! Io ti giuro che pensavo funzionasse. Anch'io! Ma perché poi ci siamo messi qua... Funziona! Adesso gli commento, Zuo, fai vedere i commenti. Mi dispiace per i bambini che ci crederanno. Oh! Elon Musk. Lo sapevo! Mi sento truffato e stupido. Sono delle bolle di sapone ste robe. Sì, però che a quanto pare rimbalzano. Com'è possibile? Acqua, zucchero e la cosa per lavare i piatti. Quindi sono delle bolle modificate. Non è il pigiama che è magico magari. Ragazzi, adesso testiamo delle bolle normali. Proviamo con la manica. Vediamo, prova a toccarla. Scoppia lo stesso. Scoppia. Non funziona. Sono bolle normali. Esatto, dobbiamo andare a ricreare il liquido magico. Acqua, zucchero. Ma non ha dato le dosi, tipo. Facciamo un po' ad occhio. Ma cos'è sta roba? Bolle senza ricetta. Aspetta che controllo se c'erano le dosi, voilà. Effettivamente nella descrizione del video c'erano le dosi. Perfetto, complimenti. No, ma ci sono le dosi, quelle lì americane, tipo. Dannati americani. Gli avevo detto a Elon di cambiare metodo di misura. Due cucchiai di zucchero ed infine un cucchiaio di questo. Quindi adesso hai seguito la ricetta. Esatto, adesso ho seguito esattamente le proporzioni. Mischia bene il sapone. Secondo me è pronto. Ah, mi ha scoppiata in faccia. Che genio. No. Oh, eccola. Oddio! No, non cadere, vai su. No, vabbè, vecchio, funziona sul serio. Bouncing Bubble! Funziona! Adesso ti faccio vedere un paio di esperimenti simili perché sfruttano la stessa scienza dietro. Ok. Come vedi, c'è un quadrato di cucchiai, ci mette sopra quello. Crea il campo magnetico! Sì. Questo è Doctor Strange. Però aspetta, non è finita qua. Ah no, perché la creazione di questi campi elettromagnetici è assurda. Ok, toccano... Guarda, si crea il campo elettromagnetico. Ragazzi, questa è magia oscura. Ok, allora facciamo quello del cucchiaio. Ecco qua, boom, così? Cioè. Bene, abbiamo qui 4 pile. Ma vecchio, io ho paura che sia talmente potente che crea un varco dimensionale. Cautela a mettere all'ultima. Cautela. Vai! Ci manca la moneta. Nicola, disponi di una monetina. Cos'è questa? 10 centesimi. Fateli bastare. Sei pronto? Vai. Wow,
Aspetta, aspetta! Ma com'è possibile? Ma cosa sta succedendo? Vecchio, sta funzionando. Com'è possibile questa cosa? Sono sicuro che il prossimo funzionerà da Dio. Bicchiere, acqua, ed ecco a voi la scienza. Bisogna aspettare 5-6 giorni e dopo vedi che funziona. È che non funziona niente, la roba che sta girando di più sono i miei coglioni. Qualcosa mi dice che loro semplicemente hanno fatto così, quindi c'era uno che mischiava. Poi dopo ha tolto il cucchiaio e quando si è fermata l'acqua uno ha tirato via le pile. E niente, e questo video, al contrario, secondo me può sembrare qualcosa di molto simile all'esperimento. In teoria è possibile rendere le lattine trasparenti. L'avevo vista questa cosa. Basta togliere lo strato superficiale, quindi grattarlo via. Vabbè, però se lo gratti via, scusa. Tu lo apri, però lasci dentro comunque quello che c'è. Cioè, non devi svuotarlo per forza. Lo metti in questa cosa qui. Cos'è? Un becker? Del disgo... Vecchio. Quindi disgorgante, questa cosa qua toglie l'alluminio dalla lattina, lo lasci lì per 2 ore e alla fine diventa tipo trasparente. Cacchio. Rimane solo uno strato di plastica in teoria. Comunque se funziona, figo. Possiamo provare. Gli ingredienti per fare tutto questo sono il disgorgante, una lattina, della carta vetrata e un baker. Allora, facciamolo in due, tu fai una parte e io faccio l'altra. Dai, muoviti, non c'è tempo da perdere qua. Grata, grata per bene. Oh, ma quanto ci vuole? Cioè, ci vuole una quantità di tempo assurda. Ma secondo me è perché non uso abbastanza forza. Ragazzi. No, ma secondo me sono più veloce con due. Grande esperimento questo, ragazzi. Ok, allora dovrebbe essere abbastanza semplice. Mettiamo prima il disgorgante. Vai. Ma è densissimo. Io pensavo fosse liquido. Tipo un gel. Ok, perfetto. Allora, adesso teoricamente metto il bastoncino così. Il momento della verità. Per adesso sembra non fare assolutamente niente. Portiamo fuori questo coso. Lo mettiamo sul mitico unboxing del tronco. Oddio, ma guarda quanta schiuma. Ma guarda che roba. Tutta schiuma quella attorno. No, ma non puoi lasciarlo sul tronco. Mettilo qua giù magari. Spostiamolo dal tronco perché il tronco è troppo sacro. Ascolta, lo lascio così. Ma scusa, ma era così alta la schiuma? Oddio santo, ma sta schiuma. Ma vedi che si continua a muovere. Ma perché ti muovi? Perché c'ha le forze della schiuma che vuole farla andare in su. La schiuma è aria. Sai che secondo me il motivo per cui c'è sto casino è perché è gel. E quindi il gel non fa uscire l'aria. Sono passate le 2 ore, adesso vediamo il risultato. Ecco, vediamo cosa. Il casino totale. Ma è solido ancora. Cioè, guarda, non ha fatto nulla. Ha reso più scuro l'alluminio. E forse il disgorgante è sbagliato. Adesso riproviamo perché questo è il risultato che è venuto fuori con il disgorgante gel. Qua ne abbiamo uno liquido, quindi può essere che questa differenza renda l'esperimento effettivamente valido. Come vedete in questo momento non siamo a casa perché siamo in viaggio per fare altri video, però nel frattempo portiamo avanti anche questo esperimento qua. Vediamo se mi ricordo come si fa. Madonna, ma è stra difficile. Molto difficile togliere una sta roba. Una rottura di palle sta padre. Dai, va bene questo. Aprimi la lattina. Mettiamo lo stecco. Le precauzioni qua non sono mai troppe, quindi mettiamo sta cosa dentro un altro contenitore. Oh, è liquido questo. Essendo liquido, la schiuma riesce a muoversi di più, cioè non è intrappolata attorno alla lattina. Grazie a questo la lattina è sempre in contatto con il disgorgante e non solo con la schiuma. Sono passate 2 ore, quindi andiamo a vedere il risultato. Oddio, riesco a aprire questa porta. C'è qualcosa che la blocca. Ma cos'è questo? Per caso è il nostro libro disponibile in tutte le librerie su Amazon. E questa è una mazza potentissima, ragazzi. Cavolo, pensavo che grazie a questo merch incredibile di fbros.com. Comunque sono passate veramente 2 ore, quindi andiamo a vedere il risultato. Oddio, che cocchio! È nero! Oddio, mi sa che ha funzionato. Oddio, ha funzionato! Ha funzionato! Ha funzionato! Guarda! Vedi, c'è proprio solo la plastica. Quindi il disgorgante si è mangiato lo strato di alluminio. Allora, proviamo a sciacquare. È morbido. Sì. Wow. Proprio rimasta solo la plastica. Mi raccomando ragazzi, come potete vedere il disgorgante è un materiale da trattare con cura, quindi voi non fatelo a casa. Cioè, secondo questa cosa, se tu metti il telefono in mezzo e qualcuno ti chiama, emette le radiazioni, no, della chiamata e quindi si scalda con la roba a fianco. Quella in teoria è lana di ferro, tipo, una roba del genere. Qua abbiamo quel materiale che usano nel video. Sono tipo fili di ferro a forma di capelli. Adesso metto il telefono qua in mezzo e vediamo se funziona. In teoria dicono che questo esperimento funziona meglio se si chiama un idiota. Quindi... Perché ridi? Ma sono io che ti devo chiamare, genio.
Beh, no. Scacco matto. No, no, sono io che devo chiamarti. No, sono io che ti devo chiamare. Aspetta che chiamo un idiota allora. Ecco, ecco ragazzi. Allora, io ho la tua chiamata. Non sto facendo niente, ragazzi. Ma com'è possibile? Cioè, io sto chiamando l'idiota più grande che ci sia. Ragazzi, sta roba non funziona. Vedi, cioè, se tu le metti in questa esatta posizione, sì, si illumina. Sì. E se funziona sul serio? Allora, qua non stiamo a perdere tempo, tanto sappiamo già il risultato. Metteva il bulbo così, metteva i più così. Ecco qua, ragazzi. E adesso beccatevi. La magia! Per altri contenuti incredibili iscrivetevi al canale. What? Cioè, se spruzzi il deodorante bolle poi nell'acqua. Yeah, oh. Allora, dovrebbe essere facile questo esperimento. Oddio, è potentissimo sto coso. È vero. Ma guarda, c'è tutta una schiumetta attorno. Oh. Vediamo. Oh, funziona davvero! Ma perché fa le bolle? Però è pochissimo. Sì, infatti da loro andava molto di più. Vabbè, proviamo a cambiare spray. Proviamo con la lacca. No, zero. No, questo non vale. La lacca proprio zero assoluto. Mezzo bocciato. Cioè, funziona, però puzza un po'. È quello che scrivevo nei prof, nelle mie pagelle. Funziona, puzza un po'. Ragazzi, questo è l'esperimento definitivo. Noi non abbiamo mai fatto una cosa del genere, quindi è arrivato il momento di farla. Coca-Cola? Ah, è tipo un razzo. No, penso sia tipo colorante. Sapone? Non so, mette un po' di sostanze dentro, tra cui la Mentos. E le mette tutte in un palloncino e poi ci mette degli aghi. Ah! Poi girandolo colpisce gli aghi e guarda che potenza! Che figo! Quindi crea un razzo che utilizza la propulsione dell'anidride carbonica, della CO2. È giunto il momento di andare su Marte! Per costruire il razzo abbiamo bisogno di far diventare nero tutto quanto questo, quindi abbiamo lo spray. Bottiglia fatta, lasciamo la bottiglia qui ad asciugare, intanto andiamo a fare le altre parti del razzo. Così abbiamo intagliato le ali e il tappo per poi verniciare e far asciugare il tutto. Eccoci qua, questo è il risultato che abbiamo ottenuto dipingendo tutta sta roba. Quello che dobbiamo fare adesso è fare il razzo. Le corna del diavolo di polistirolo qua. Allora, primo corno, guarda, si attacca. Vai, ultimo corno, no, si è staccato. Vaffanculo. Quanto odio gli handcrafts. Biadesivo qua. Adesso ti devi attaccare per forza. Biadesivo più colla a caldo. Facciamo la soluzione per le Mentos. Acqua ossigenata. C'è un piccolo dettaglio, ovvero che quel liquido che mettono all'inizio, quello trasparente, noi non sappiamo cos'è, non c'è scritto da nessuna parte cos'è. Quindi Fred, il genio, ha dedotto. Acqua ossigenata, ragazzi. Forza, per forza, però. No, ma mi sono informato un attimo. Tutti dicono che l'acqua ossigenata alimenta un sacco la reazione. Vabbè. Allora, dammi le Mentos. Ah, abbiamo questa bellissima cosa e niente, dobbiamo metterla all'interno del palloncino. Prova a mollare. Oh! Oddio mio! Attenzione! Easy! Easy! Dici che è chiuso? È chiuso, è chiuso, è chiuso. Adesso io questo posso ficcarlo dentro. Sì, speriamo non esploda. Attenzione, il palloncino è dentro. Adesso ragazzi, che c'è il palloncino dentro, se noi mettiamo questo tappo con gli spuntoni qua sopra, nel momento in cui lo capovolgiamo, il palloncino esplode, rilascia la sostanza con le Mentos nella Coca-Cola e dovrebbe reagire e fare... Andiamo in zona di lancio. Ragazzi, in questo momento stiamo filmando con 757 videocamere. Ce n'è una qua, una là, una lì, perché assolutamente non vogliamo perdere questo momento mistico. Metto il tappo. Ci siamo. Ah! Vecchio. Ok, 3, 2, 1... No, si è spaccato tutto! Cos'è? Elon Musk! È colpa sua! Questo primo tentativo è stato molto fallimentare. Ragazzi, non è detta l'ultima parola perché abbiamo capito dove abbiamo sbagliato. Sostanzialmente, il video che abbiamo visto è una mezza truffa, nel senso che la reazione non è proprio Coca-Cola e Mentos, ma alla fine dei conti è il dentifricio delle Fante. E si crea unendo l'acqua ossigenata insieme al sapone, che grazie anche ad un catalizzatore si trasformano in acqua e ossigeno sotto forma di vapore e quindi riescono a uscire dalla bottiglia molto velocemente insieme al sapone, creano questa schiuma che gli dà la propulsione necessaria per salire in aria come un razzo. Nel frattempo abbiamo preparato il tutto usando ovviamente guanti, occhiali e camice e abbiamo aggiunto anche del colorante per far vedere meglio la reazione. La Coca-Cola e la Mentos è una roba che hanno aggiunto loro, ma non serve così a niente praticamente. Quindi dopo un lunghissimo processo siamo arrivati al momento clou. Mettiamo il tappo, giriamo e vediamo. In teoria dovrebbe funzionare. Allora metto il tappo e da un sacco che ci lavoriamo a sta cosa, non devi sbagliare, abbiamo un tentativo. Ci sei? Vai. 3, 2, 1.
Via! Ragazzi, è andato altissimo, però ha funzionato. Bene ragazzi, direi che l'esperimento è riuscito, noi ci siamo puliti da tutto il colorante e niente, speriamo che il video vi sia piaciuto. In tal caso, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciateci un mi piace. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video.